Emanuele, è stata una gran fatica perché ci ha preso 6 mesi che ci lavoriamo intensamente, e, però i risultati non mi sembrano male. La missione che ho fatto, diciamo, in questi giorni è stata quella di pensare che 30 anni fa una cosa del genere sarebbe stata impensabile, no? Veramente impensabile, nel senso che sarebbe stato un meeting, un'idea andata deserta. In realtà le cose sono veramente cambiate in questi anni, e nell'atteggiamento verso la calcolosi renale, che è da sempre stata una malattia chirurgica e che invece negli ultimi 30 anni, in virtù anche e soprattutto delle nuove conoscenze in termini fisiopatologici e clinici sulla malattia, che hanno permesso di far sì che un approccio medico si potesse in qualche modo affiancare a un approccio chirurgico della malattia, che perché la calcolosi da sempre è stata una malattia di pertinenza chirurgica. La novità, l'innovazione, diciamo, è quella di aver trovato la possibilità di individuare all'interno della patologia litiasica, no? Diciamo così, Io penso, Emanuele, che il pregio di questo corso sia stato quello, un certo tempismo anche se vogliamo, perché ha colto un'esigenza che sia dei nefrologi che degli urologi di collaborare. Mi sembra che l'idea di avere raccolto qui dei giovani urologi e nefrologi che provengono dallo stesso ospedale e che quindi possono già cominciare a cooperare insieme, questo sia stata molto apprezzata, no? È stata molto apprezzata e io sono molto contento, perché soprattutto ci sono stati tanti giovani presenti che hanno proprio mostrato l'esigenza di interagire tra di loro, perché la collaborazione tra urologo e nefrologo è diventata oggi fondamentale, veramente fondamentale, ma per poterla attuare, perché questo è un passaggio epocale quasi. Epocale. Per poterla attuare bisogna condividere delle conoscenze. E la condivisione di conoscenze deve passare attraverso incontri, deve passare attraverso discussione comune di casi clinici, deve passare attraverso, diciamo, eventi come questo. La condivisione di esperienze, dai. La condivisione di esperienze è fondamentale. Io penso che poi, dimmi anche tu come la vedi, ma penso che il nostro corso possa essere abbia avuto dei pregi su diversi livelli, perché c'è stato un livello alto che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti mondiali che hanno interagito tra loro a un livello alto. Ma nello stesso tempo, portando l'esperienza dei casi clinici, facendo lavorare questi gruppi sui casi clinici, è stato anche fruito questo a un livello più basico. E quindi penso che possa essere migliorato, però come prima esperienza credo che sia stata una grande esperienza. Sono molto soddisfatto, la soddisfazione deriva dal grado di partecipazione che c'è stato. Non intanto in termini di persone, che sono state tante, ma in termini proprio di partecipazione diretta nelle aule, nei piccoli, nella discussione dei casi clinici, eccetera, eccetera, che è stato veramente qualcosa che non è tanto comune vedersi. Insomma, ecco.